tappe capisco anche le difficoltà, perché qualcuno dei 13 milioni di giorni fa non sembravano la distanza tra Milano e Napoli, per collocare il ospedale come se fosse una cosa terrificante. Qui ci sono già delle date che ci sono combinate, ci sono delle tappe e poi dobbiamo andare avanti, e la dottoressa Capocasa mi ha dato ormai, devo dire, qualche tempo fa, quello che è un piano, un progetto che mette in chiaro tutti gli aspetti, le ragioni, eccetera, che è stata condivisa nell'assemblea dei sindaci di documento. E quindi l'occasione è quella di convocare l'assemblea vasta con proprio prendersi conto punto punto di tutti gli aspetti importanti, il perché, il tipo di effetto positivo che si produce, un risparmio notevolissimo e che, come dicevo prima, in sanità può essere speso di nuovo in sanità, quindi non vale adesso anche lì. Cosa se ne fa degli ospedali precedenti e perché in ogni caso si deve andare verso una nuova struttura? Voi sapete che gli ospedali sono strutture strategiche, quindi devono avere caratteristiche di antisismica di quarto livello, ovvero essere strutture che anche in caso di un sito molto importante in prossimità dell'ospedale non solo non crolli sui malati, ma addirittura si mantenga operativo. Questo è il livello antisismico di quarto. Quindi quando si programma oggi un investimento in una nuova struttura va fatto tenuto conto di obiettivi di questo tipo che difficilmente l'ospedale, anche non di 30 anni fa, ma di 10 anni fa, con la penultima antisismica, difficilmente hanno delle caratteristiche. Qui ci sono delle ragioni certamente organizzative, certamente legate a tanti aspetti che riguardano la vita stessa della struttura come colpire il sistema, ma anche per andare verso tipologie conformi a una normativa che si chiede di andare verso determinati standard e obiettivi. Se c'è un ritardo, oltre a quelli che avete citato nel pieno rispetto a tutti gli interventi che ho ascoltato, e anche quello infrastrutturale, siamo veramente una regione che ha investito poco in infrastrutture negli ultimi anni. Se io ricordo, credo che in tutto il mandato Spacca l'unico ospedale è stato quello di ESI, 18 anni di gestazione dal progetto d'arrivo. Era un progetto di 18 anni prima, quindi immagino anche antisismicamente quale sia stato il livello, e chi conosce l'ospedale di ESI sa che oggi non verrebbe mai collocato in quella posizione un ospedale. Lo faremo vicino alla superstrada, in uno snodo di collegamento più ampio per poter servire meglio tanti cittadini e non dover attraversare la città per arrivare fino all'ospedale, quel tipo di ospedale del territorio che sono stati portati tutti in cima a Cocuzzolo più alto, quasi un posto più bello ma anche meno raggiungibile. Quindi per quello che riguarda il percorso, assemblea, documento per rendersi conto di tutti gli aspetti, potremmo arrivare anche con una proposta in termini di collocazione di percorso sulle modalità. Noi stiamo guardando proprio per Marche Nord una forma che a me interessa molto, è quello del contratto di disponibilità applicato alle infrastrutture, ha un nome particolare, un nuovo codice degli appalti, lo ritengo molto interessante, ma la valutazione è soprattutto nel capire se ci sono poi soggetti privati che investono, perché richiede un grosso trasferimento di carico di investimento sul privato, cioè è veramente un pubblico privato dove il privato gli si chiede di caricare sulle spalle un peso importante. La valutazione che vogliamo fare è capire se ci sono poi soggetti che effettivamente si prendono quel carico sulle loro spalle. Anch'io sono convinto che dopo tanti anni di dibattito le proposte sembrano evanescenti, no? Cioè, tutti siamo convinti che non esistano più. Io ho avuto la fortuna di realizzare oggetti che da 30 anni erano previsti e nessuno l'ha mai fatto e sono stati realizzati. Con lo stesso, chiamiamolo profilo, basso profilo, perché non è trionfare, cioè, in un nuovo ospedale, non so se avete percepito il tono, non è questo il tono. E cerchiamo di dare corpo ad un percorso che ci dà una risposta importante. I nosocomi che rimangono, fino a qualche anno fa, quando si parlava in un ospedale, infatti il parallelo era: oddio, la speculazione edilizia sulle vecchie strutture, non so se vi ricordate, no? Come si parlava di strutture, dicevano qua vorranno fare gli appartamenti, centri commerciali. Io credo che l'uso migliore sia di continuare ad avere strutture di tipo sanitario, magari più vocate sul territorio, che servano a offrire quei servizi, come abbiamo detto prima, citato anche gli interventi di molti, tipo case della salute che sono state realizzate, che sono preziosissime, oppure che continuano ad essere dedicate all'emergenza, perché non escluso per nulla che andando verso un nuovo nosocomio nella città di Alaska,
sennò rimane. Non ci sia più un presidio, perché un presidio dedicato all'emergenza si può chiaramente mantenere. Quindi non è l'ospedale, chiamiamolo, che va a unificare gli ospedali, toglie i servizi all'interno della comunità nel livello più adeguato per dare una risposta ai bisogni che gli vengono rappresentati. È una scelta che va fatta e penso che la destinazione sia quella. Anzi, l'occasione per accorpare spazi nella stessa struttura, uscire dagli affitti se qualcuno ha affitti, prevedere anche altri servizi che oggi non riusciamo a fare e sarebbero importantissimi a completamento soprattutto della rete territoriale dei bisogni che i cittadini hanno, dove trovano pochi risposti. Io voglio cogliere dal vostro dibattito due esigenze che ho sentito molto forti. La prima è quella di, e questo lo faremo magari anche in assemblea con i sindaci, non solo dire qual è l'obiettivo, ma anche come ci vogliamo arrivare. Quindi mettere nero su bianco tutti gli investimenti, gli impegni, le attività che si continueranno a fare, perché non si deve assolutamente fermare il percorso che riguarda l'utilizzo al meglio delle strutture che abbiamo. La seconda esigenza mi sembra anche questa, il desiderio di identificare, individuare nella struttura attività, chiamiamolo, di alto profilo che poi verranno portate dentro la struttura unica, cioè anticipare in qualche maniera chiamiamo aspetti che non sono legati a quell'equilibrio che dicevo prima, che non sono magari su un bacino più piccolo ma su un bacino più grande, attrattivi, che possono interessare e dare un segno anche di, chiamiamo, di risposta a un territorio che si è sentito in qualche modo sminuito in questi anni. Quindi cercare quel tipo di attività specialistiche, di tecnologia, di scelta che possa rapportare un'immagine di questa natura. Io ho visto che recentemente, ad esempio, a Marche d'Orto, con l'introduzione della robotica, che copre una parte insomma, di attività, lo può fare con grande qualità, è stato un segnale per tutta la struttura di grandissima, cioè, come dire, un'attenzione verso una prospettiva, in questo caso di alta specialistica, che ha dato un segno molto forte. Io dalle vostre parole raccolgo anche l'esigenza di immaginare per la struttura un'attività che segni tutto l'interesse che la regione ha nel portare avanti un percorso che sia certo di aggregazione di strutture, ma anche per ottenere da questo risultato servizi che oggi non è possibile, non sarebbe possibile fare al di fuori di quella prospettiva. Quindi da un segno di attenzione sotto questo profilo. Non voglio dimenticare in conclusione del territorio, prima se l'ultimo intervento ha richiamato l'attenzione nei confronti dei servizi per disabilità grave, eccetera. Sapete che c'è una riforma su scala nazionale, sono cambiati i parametri di valutazione, sono state destinate le risorse, verranno incrociati questi dati con quelli che storicamente erano i dati dei servizi. L'impegno che abbiamo testimoniato è quello di fare in modo che in questo passaggio non ci siano soggetti che pagano il prezzo del cambiamento, perché è importante che nel momento in cui si vada a definire i servizi, non una fascia perché magari cambia il modo di valutare o i parametri sui quali si danno le risposte rimanga esclusa o svantaggiata. Quindi l'attenzione della Regione sarà fare in modo che questo passaggio non venga assolutamente pagato da chi ha bisogno, magari possa diventare invece un'opportunità di crescita per i servizi, soprattutto per le disabilità gravi che sono, chiamiamolo, l'oggetto e il centro di questa riforma. Passaggi preoccupano sempre, il cambiamento preoccupa sempre, ma penso che tutti abbiano la percezione che il cambiamento è necessario. Delle segnalazioni che si facevano, dei problemi che si segnalavano, è evidente che non abbiamo bisogno di cambiare. Abbiamo in progetto anche forti azioni di sistema che vanno comprese, no? Penso a un progetto che riguarda la creazione di un polo regionale, per esempio per il farmaco, per i presidi, per l'attività che andranno a condensarsi, ma sono azioni di cambiamento che poi restituiscono risorse che possiamo investire, quelle sì, in termini di crescita all'interno del sistema. Quindi chiamiamo il cambiamento anche come il mezzo necessario per andare verso obiettivi di maggiore qualità. Voglio ringraziare di nuovo tutti quelli che sono intervenuti, quelli che hanno contributo, è stato per me una cosa importante essere su voi, purtroppo sarà di interesse ovviamente l'intervento del sindaco. L'area vasta, l'appuntamento dell'area vasta sarà la prossima tappa dentro questo cammino, rendendo disponibili quei dati, quelle informazioni, ovviamente a tutti i consiglieri che ne vorranno avere contezza, in modo che la partecipazione attorno a questo processo possa essere. Grazie Presidente, la parola quindi per